Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Esperienza Agghiaccianti. Oggi voglio portarvi un'altra volta a Barcellona. In questo caso però non vi accompagnerò nel quartiere dove io vissi 13 anni fa per parlare di fantasmi e di case infestate, ma nel Raval. Il quartiere del Raval è famosissimo, chi è stato a Barcellona sicuramente lo conosce. Oggigiorno è abbastanza turistico anche come quartiere, ma 13 anni fa, quando arrivai io, nella città Condal, era uno dei più malfamati della città. La prima cosa che ti veniva detta quando arrivavi lì era: guarda, Barcellona è una città abbastanza tranquilla, non c'è tanta criminalità, ma non ti avvicinare al Raval di notte, soprattutto se sei da solo. Ed avevano ragione. Ho diversi amici che hanno passato delle brutte avventure in quella zona, ma comunque io fortunatamente non ho mai avuto problemi. La cosa curiosa del caso di oggi è che è ambientato proprio nel Raval e la protagonista è una donna di nome Enriqueta Martí. Non voglio dirvi nulla ancora su questa donna e quindi vi lascio al tema di oggi. Ecco quindi Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Chi è stato a Barcellona almeno una volta in vita sua avrà già sentito parlare del Raval, uno dei quartieri più bohemien della città Condal. Chi è vissuto a Barcellona invece per un certo tempo lo mette in relazione immediatamente con il pericolo. Il Raval non è una buona zona da percorrere a piedi, di notte e da soli, mi dicevano. In effetti era proprio così. Alcune zone di quel quartiere erano popolate da personaggi realmente poco raccomandabili, ma nessuno di loro avrebbe mai potuto superare il criminale più famoso di tutti, quello di cui non si parlava quasi mai, ma che era ben presente nell'immaginario collettivo dei barcellonesi: Enriqueta Martí, o per meglio dire, la vampira del Raval, perché è proprio quello il soprannome che le venne dato a suo tempo. Ma procediamo con ordine. Nel 1912 a Barcellona viene sequestrata una bambina di soli 5 anni, di nome Teresita Guitart. Le indagini portarono all'arresto di una donna, Enriqueta Martí. Una delle sue vicine avvisò la polizia dicendo di aver visto la piccola nell'appartamento di Enriqueta, completamente calva e in condizioni pietose. La perquisizione nel domicilio della donna avrebbe portato ad altre inquietanti scoperte: un'altra bambina sequestrata e una serie di unguenti elaborati a quanto pare a partire dal sangue di piccole vittime. Enriqueta li preparava per venderli come pozioni miracolose a personaggi illustri dell'alta società barcellonese. Chiaramente nessuno era conscio di cosa contenessero, ma si diceva che fossero i più efficaci ai fini della cura della pelle. Enriqueta e i suoi unguenti erano molto popolari, ma quando chi li aveva acquistati seppe quell'accusa, avvertì una sensazione di ribrezzo insostenibile. Fu allora che le si assegnò il famoso soprannome. Solo una vampira avrebbe potuto compiere simili crimini. Ma c'era dell'altro. All'interno di due appartamenti, di proprietà della Martí, vennero scoperti altri resti umani, oltre alle prove dell'esistenza di un bordello, dove la donna teneva prigionieri i bambini dai 3 ai 14 anni d'età, e che faceva lavorare, ovviamente. Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. La popolazione di Barcellona chiedeva a gran voce giustizia, era pronta per portare a termine un linciaggio se fosse stato necessario. Quel mostro doveva pagare e avrebbe dovuto farlo nel peggior modo possibile. Enriqueta era la personificazione del male e quel male doveva essere debellato. Tuttavia, grazie al suo contatto con persone influenti, Enriqueta riuscì ad evitare lo scandalo e il pericolo di essere sottoposta a un processo pubblico. La donna sapeva che se fosse stata vista da chiunque per strada, anche in presenza di guardie, avrebbe subito una sorte orribile. Nessuno le avrebbe permesso di allontanarsi con vita e l'odio della popolazione diventò la sua condanna. Alla fine venne fatta entrare nel carcere Reina Amalia, dove avrebbe passato il resto dei suoi giorni. Oramai la donna era fuori gioco, ma la sete di vendetta dei barcellonesi era molto più grande. Parliamoci chiaro, la volevano morta. Ed è proprio la sua morte che a tutt'oggi non è stata chiarita del tutto. Esistono due finali,
se così possiamo dire. Alcuni dicono che Enrichetta fosse malata di cancro all'utero e che la malattia l'avrebbe stroncata poco dopo essere entrata in carcere. Altri, invece, affermano che in prigione sia stata vittima di un vero e proprio linciaggio da parte delle sue compagne. Agghiacciante, vero? Ma in fin dei conti, la vampira del Raval se l'era andata a cercare, no? Come pretendeva che avrebbe reagito la gente di fronte alle sue malefatte? Quindi, quello che visse Enrichetta è un'esperienza agghiacciante, più che giustificata. Un attimo, però. Se vi dicessi che quella che vi ho appena raccontato non è la sua vera storia, se quella della vampira del Raval fosse solo un'invenzione ed Enrichetta avesse dovuto subirne quelle orribili conseguenze, in quel caso sì che ci troveremmo di fronte a un'esperienza tra le più agghiaccianti a cui potremmo pensare. Beh, quella che vi racconterò ora è la versione dei fatti reale e storicamente provata. Nel 1905 il figlio di Enrichetta, Alejandro, morì a soli 10 mesi di denutrizione. Si crede che fu questo episodio che portò la donna alla disperazione e la spinse a sequestrare la piccola Teresita Guitart. In quel momento sua cognata le chiese che suo figlio, Benedicto, venisse iscritto nel registro funebre al posto di Alejandro, in modo che non fosse chiamato alle armi. A cambio, le cedette un anno più tardi la sua bimba appena nata, Angelita. Questo è il motivo per cui, durante la perquisizione in casa di Enrichetta, venne trovata una seconda bambina. La ragione invece per cui Teresa era senza capelli, quando la polizia la scoprì nell'appartamento della Martì, è molto semplice. Caduta vittima dei pidocchi, Enrichetta l'aveva dovuta rapare a zero. Eppure, tutti questi malintesi generarono altri terribili fatti, questa volta inventati di sana pianta. Enrichetta produceva unguenti, ma non contenevano di certo sangue di piccole vittime. Non si trovarono resti umani nei suoi appartamenti e chiaramente non esisteva nessun bordello clandestino. Quindi, l'unica vera colpa della donna fu quella di aver rapito Teresita, e questo non le fa onore, ma non di certo quella di averla maltrattata, aver sfruttato bambini, averli uccisi e averne estratto fluidi corporei per preparare magici unguenti. La vampira del Raval s'era macchiata di una colpa che non aveva nulla a che fare con ciò di cui veniva accusata. Ma allora, da dove era scaturita tutta quella storia? Perché tutti pensarono a lei come ad un mostro? Beh, che ci crediate o no, la storia di Enrichetta Martì venne inventata dalla stampa dell'epoca, sempre in cerca di grandi scoop con i quali riempire le prime pagine dei giornali. La ricerca di sensazionalismo portò a malinterpretare alcune prove, come delle ossa incontrate in un appartamento della Martì e un fazzoletto macchiato di sangue. Le indagini successive rivelarono che le ossa appartenevano a degli animali e il sangue alla stessa Enrichetta, che aveva usato il fazzoletto per proteggere una ferita che si era provocata con un coltello mentre cucinava. Ma era ormai troppo tardi. I giornali avevano parlato di lei come di una spietata assassina e tralasciarono un fatto importantissimo che avrebbe fatto dubitare a chiunque che le accuse mosse nei suoi confronti fossero vere. Quella di Enrichetta fu una detenzione preventiva. Andò in carcere, ma senza essere stata condannata. Tuttavia, Enrichetta era davvero malata di cancro e fu proprio durante il soggiorno in prigione che la sua malattia si aggravò e perse la vita. Furono le autorità a spargere la voce che fosse stata linciata in carcere, nel tentativo di placare, una volta per tutte, la sete di vendetta dei barcellonesi. Enrichetta, quindi, sbagliò quando rapì Teresita, ma non fu mai un mostro e visse il resto della vita che le rimaneva, disprezzata, accusata delle cose peggiori a cui si sarebbe potuto pensare e passando alla storia come la peggior persona che la città condale avesse mai ospitato. Quindi, il vero mostro in questa vicenda fu l'ingiustizia che visse e che si crede abbia accelerato la sua malattia e l'abbia portata alla morte. E c'è un'ingiustizia ancora peggiore da considerare. Sapete quando venne portata alla luce la verità sul caso di questa donna? Beh, all'incirca nel 2002. Eh sì,
La sua memoria rimase macchiata da quelle accuse anche dopo la morte e per quasi un secolo. Menzogne perpetrate dai media per guadagnare qualche spicciolo in più. E questo sì, è davvero agghiacciante. Beh ragazzi, questa storia ci insegna una lezione, no? Che bisogna sempre stare attenti a quello che si legge su un giornale o ovunque, sulle reti sociali, ma questo ci viene detto moltissime volte. La cosa che non ci viene detta però è che a volte quelle fake news o quelle cose dette senza una sicurezza, no? Una ragione, possono fare del male anche a persone che non se lo meritano. Enrichetta Martí è rimasta per quasi un secolo il mostro del Raval, ma non era per niente un mostro. Voglio dire, sì, aveva rapito la piccola Teresita Guitar e questo sicuramente non la rende una buona persona, ma neanche quel killer spietato che prendeva i bambini e poi ci faceva il sapone o gli unguenti. No, non era così. E se ne è parlato tantissimo. Io sono andato a fare le ricerche su, per questo caso, no, su Google, e vi posso assicurare che c'è un sacco di materiale. E purtroppo tutto il materiale che si trova dice una sola cosa. Lei era una vampira. Vampira tra virgolette, no? Ormai l'abbiamo già capito, però lei era una persona senza scrupoli. In verità, l'immagine che si dà di lei non ha nulla a che vedere con la vera Enrichetta. Bene ragazzi, io direi che possiamo fermarci qui. Vi do appuntamento alle 20 oggi su Twitch per la prima diretta settimanale oppure per un nuovo video dell'inspiegabile mercoledì. Lo farò uscire mercoledì perché, come avete visto, le esperienze agghiaccianti sono uscite un lunedì, questa volta per dei problemi personali, e quindi vi lascio un giorno di riposo, diciamo, prima di affrontare un nuovo tema. Invece domenica prossima ci vediamo qui di nuovo per un'altra esperienza agghiacciante. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.